il cantante degli Anziché Danza, giovane band catanese. Intanto oggi presentate il vostro nuovo album, qualche notizia? Qualche notizia, è una questione di stile. Proprio ora, proprio oggi esce insieme ad una rivista del settore che è sul Nord Italia. Qualche notizia, siamo qua, questione di stile. Presentata in uno spazio anche un po' originale, la libreria Mondadori, che vi offre uno scenario anche d'eccezione, l'ex cinema Diana si presta. Sì, si presta e come, ha una bellissima acustica e poi è un'occasione grandissima per noi, perché non avevamo mai pensato di venire qua e portare la nostra musica, le nostre emozioni, i nostri testi in una libreria, quindi già è tanto. Quanto è facile / difficile per una giovane band locale riuscire ad andare avanti? / facile togliamo, lasciamo solo la / è difficile, ma sai, a volte se fai qualcosa di originale, di veramente emozionante, cioè una cosa forte, credo che problemi non ce n'è, perché comunque se vediamo un po' il giro, la crisi ci colpisce ovunque. Diciamo che appunto la nostra difficoltà, che è facilità, è proprio di regalare emozioni e questa cosa qua ci porta proprio ovunque, ci fa suonare nelle piazze, ovunque. Ecco appunto, dove avete iniziato e dove volete arrivare? Abbiamo iniziato in cantina e spero di ritornare in cantina, però più grande. Una cantina molto più grande, più costruita, con più attrezzature, magari abbiamo iniziato con due fili, due microfoni, finiamo con un bello studio. E intanto loro provano senza di te. Senza di me provano, sì. Sono tanti, quindi. Quanti siete? Siamo in nove. Percussioni, batteria, basso, chitarra, tastiera, due voci, tromba e sax. Non manca niente. Non manca niente.